Bussi che si scatena sulla linea di fondo, arriva dentro l'area di rigore, la deviazione, gol, assa! 20 secondi di gioco, Denis Godias! La Triestina 2014 riparte da lui, Denis Godias ancora uomo decisivo per l'Unione. Con il suo gol segnato dopo solo 20 secondi regala i 3 punti alla sua squadra e ai tifosi. Come detto, l'1-0 arriva immediato, Bussi è bravissimo a sbucare sulla sinistra mettendo in mezzo il pallone, dove Godias di tappin si fa trovare reattivo ed insacca il vantaggio. La risposta ospite è affidata a Micheli, che da lontano prova a sorprendere del mestre, mandando però a lato. Di nuovo Triestina, stavolta con Zetto, che di destro conclude da fuori area. Pallone centrale controllato dal portiere. L'Unione in forma e dopo una bella azione veloce si porta ancora sulla sinistra. Il cross però viene intercettato dai difensori trentini, che tolgono il pallone dalla testa di Bussi. La Fersina perginese non si perde d'animo e ci prova ancora. Crinelli a tu per tu con Del Mestre non riesce ad arrivare con tempismo e occasione sventata. Ospiti che insistono anche di testa, Del Mestre manda fuori senza rischiare. Pericolo per la Triestina anche poco dopo, ma a fermare l'attacco della Fersina è il fuorigioco, fischiato dall'arbitro, che vede la posizione irregolare dell'attaccante. L'Unione si riprende costruendo una serie di buone occasioni. Prima Godias è pericoloso col sinistro, poi arriva la serie di calci piazzati. Wagner mette i brividi alla difesa trentina in 2 calci da fermo, poi ci provano anche gli ospiti in più di un'occasione. Infine l'Unione, con sesso, lo va vicino alla rete da corner. Il match diventa vibrante con la Triestina che si dimostra in forma. Dopo una bella giocata, sesso lo lancia in mezzo a cercare la deviazione, pallone però che va a vuoto. Da un quasi gol ad una rete messa a segno, se non fosse che, per qualche strano motivo, l'arbitro annulla tutto. Godias era stato bravo a spingere oltre la linea col petto, quella che poteva essere la rete del KO, giunti al 41esimo del secondo tempo, ma niente da fare. Ci sarà tempo per ancora poche occasioni, ma alla fine l'arbitro col triplice fischio sancisce il termine della partita. 1-0, 3 punti per l'Unione che riesce così ad iniziare al meglio il 2014. La vittoria infine rappresenta la giusta dedica per la scomparsa di Giovanni Colombin, grande tifoso dell'Unione ed amico della curva.